La giornata uggiosa non ha fermato la camminata organizzata dalla sezione Marco Tulimieri AIL di Salerno per raccogliere fondi a sostegno dei progetti di AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Meloma. Nata nel 2017, Fit Working for AIL è un importante appuntamento per raccontare i traguardi raggiunti e le ulteriori prospettive della cura dei tumori del sangue e per informare i pazienti affetti da queste patologie sulla possibilità di condurre una vita attiva ed incoraggiarli quindi alla pratica dello sport. Partenza da Piazza della Libertà, dove era stato allestito il villaggio AIL con differenti attività, dove i partecipanti hanno ritirato anche la sacca con la t-shirt dell'evento e i gadget offerti dagli sponsor. Coinvolte famiglie, pazienti, medici, volontari, caregiver, sostenitori per camminare insieme verso nuovi traguardi ispirati ai principi della solidarietà e del benessere. A ringraziare quanti hanno aderito alla manifestazione, il presidente AIL di Salerno, la dottoressa Elvira Tulimieri. Una grande catena di solidarietà perché la cosa più bella è questo villaggio, il poter presentare a Salerno, alla cittadinanza e a tante persone che sono venute tutte le nostre attività, le attività che facciamo noi come AIL per il benessere dei pazienti, oltre alla Fit Walking, tante altre attività di riabilitazione, ma soprattutto anche altre associazioni, associazioni di volontariato che sono al fianco dei pazienti, che li sostengono nel loro percorso di cura. Siamo felici di questa camminata, cammineremo insieme verso nuovi traguardi. Guardi, perché ci crediamo veramente che le leucemie, linfomi e mieloma possono essere sconfitti. Sul fronte della cura, notizie positive per nuove terapie e soprattutto per l'efficienza di strutture come il RUGI, che consentono di evitare i cosiddetti viaggi della speranza. Ascoltiamo la dottoressa Bianca Serio, responsabile del centro trapianti dell'azienda universitaria ospedaliera San Giovanni di Dio e RUGI d'Aragona di Salerno. Fortunatamente, diciamo, con la possibilità di effettuare anche trapianti allogenici e a brevissimo anche la possibilità di essere sottoposti alle terapie con le CAR-T, l'ospedale San Giovanni di Dio RUGI d'Aragona di Salerno siamo ormai capaci di poter offrire ai pazienti tutte le terapie che possono effettuare in qualsiasi parte d'Italia e così evitare quelli che sono i nostri viaggi della speranza, allontanarsi dalle famiglie con tutto quello che comporta, sia dal punto di vista psicologico che diciamo anche economico. Cura delle persone, non della malattia, sottolinea la dottoressa Maria Lucia Barone, ematologa del polo ematologico del presidio ospedaliero Tortora di Pagani. Ecco perché sono importanti momenti come quelli vissuti questo sabato a Salerno. L'AIL è preziosissima perché soprattutto fa sì che la nostra attività non sia legata solo alla cura delle malattie, ma soprattutto alla cura delle persone. Per cui l'attività sportiva e tutte le iniziative correlate ci permettono di ottenere come dire, una presa in carico a tutto tondo, a 360 gradi. La presenza di tutte queste persone testimonia quanto associazioni di volontariato come l'AIL siano importanti nel quotidiano di ognuno di noi, inteso sia come utente che come personale sanitario, perché noi senza l'AIL non avremmo potuto fare tutto quello che facciamo ogni giorno. Quindi siamo felici di essere qui, di essere presenti, speriamo sempre più numerosi e sempre con più numerose iniziative. Io vicino.